Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Oggi vi mostriamo, siamo sempre qui io e la mia bimba Francesca, vi mostriamo queste nail art semplici, semplici, veloci, veloci da poter effettuare in questo periodo, dato che appunto sembrano delle belle, bellissime bolle, lo sono in realtà, potrete appunto sbizzarrirvi con le vostre clienti in questo periodo così estivo. Allora, come vi dicevo, sono veramente semplici. Eccole qua, così ve le metto bene sotto la luce. Si realizzano in 2 minuti. Diciamo che quelle più classiche sono queste con le bolle. Io ho provato a farne anche uno con delle strisce, quindi potete, come vi dicevo, sbizzarrirvi un po' come meglio credete. Adesso Francesca vi mostrerà i colori che abbiamo scelto di utilizzare oggi. Man mano che lei li mostra, io vi dico il numero, ti va? O lo vuoi dire tu? Dai, dillo tu. Questo Allora, lui. che è un SP84 Come si chiama? Bliss. Bliss di Passione Unghie. Bellissimo fucsia, oltretutto, ragazze, bello, bello, bello. Poi, Francia, andiamo Poi avanti. abbiamo questo arancione qui, che Come si è chiama? Esatto, un H340. di La Femme Professionnelle. Basta una sola passata, ragazze, tanto poi dobbiamo andare sopra a mettere uno strato di bianco lattiginoso E creato. poi abbiamo questo azzurro Brava. Che si che chiama? si Che chiama H296. è? Ok, quindi abbiamo pronte le nostre tre tip, vedete, ragazze? Adesso vi dico, vi andiamo ad elencare un attimino tutti i materiali che ci servono, vero Franci? Quindi ci servirà un pennellino con la punta sottile, poi vi servirà un pennello invece per andare a stendere il colore, dobbiamo andare a stendere il bianco, quindi fate voi, prendete il pennello che utilizzate solitamente per il bianco, un dotter. Poi ci servirà un lucido senza dispersione, io in questo caso sto andando ad utilizzare Ultra Gloss. Il bianco, un bianco qualsiasi, io utilizzerò White Extra. Poi abbiamo una tavolozza. Abbiamo messo, cosa abbiamo messo, Franci? Vediamo se ti ricordi. Qui abbiamo mischiato. L'SP134 Che è il bianco appunto di Passione Unghie, però se ci fate caso non è bianco 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 perché io sono andata a mescolarlo con il nostro Ultra lucido Gloss. Ultra Gloss, quindi ho messo un po' di bianco e Ultra Gloss qui e un pochettino di Ultra Gloss qui, così vi spieghiamo cosa andiamo a fare. Quindi steso il colore, andiamo in lampada, polimerizziamo. Usciti dalla lampada, cosa facciamo? Andiamo a prendere un po' di bianco con il nostro pennello, vedete? E vado, guarda, Francis, se vuoi venire di qua a vedere come si fa, vado a stenderlo bello tirato, vedete che non è bianco, è un bianco lattiginoso. Quindi mi dà, adesso ti faccio vedere anche a te, Franci, un effetto un po' ghiaccio sulla mia tip, ok? Senza polimerizzare, Franci, cosa facciamo? Prendiamo il nostro pennello, potete usare anche il dotter, tranquillamente. Andiamo a prelevare una pallina di Ultra Gloss e andiamo, ragazze, ad appoggiare, a fare delle palline sulla nostra tip, vedete? Piano piano loro si aprono. Allora, aspettate che non vedo bene dov'è il lucido. E continuiamo per tutta la tip. Potete farle più o meno grandi. In questo caso, ragazze, prendo il dotter semplicemente perché questo pennello mi fa un po' l'effetto goccia, vedete sopra? Eccoci qua. E quindi io non voglio questo effetto goccia. Continuo così, vado a prendere un po'
di ultra gloss e faccio le mie bollicine più o meno grandi. Questo perché, ragazzi, accade? Perché avendo sotto lo strato di dispersione con il bianco riusciamo a far sì che il colore si apra, vedete? Poi andate ad effettuarli in maniera... Non riesco a vedere il lucido, Franci, oggi con la lampada, ci credi? Eccoci. Andate a depositarle in maniera molto casuale, le fate un pochettino più grandi, un pochettino più piccole, come voi preferite. Allora, vi zoom un po', ragazze, così lavoriamo meglio anche noi. Eccoci qua. Continuo in questo modo. Più grandi, più piccole. Franci, ne vuoi fare una anche tu? In che senso? Di palline? No, ti fai proprio una tit. Ok. Più calcate con il bianco nella prima stesura e più si noterà questa differenza di palline, ok? Però guardate già qua che carina. In 3 secondi abbiamo creato... questo effetto. Questo effetto bubble. Andiamo in lampada e proseguiamo così. Dai Franci, fanne uno anche tu. Allora, io aggiungo, ragazzi, un pochino di bianco per dare un po' più di risalto a questa sfumatura bianca. Adesso io vado a andare a lavorare sulla rosa. Eccoci qua, forse un pochettino più, quella era troppo trasparente, Franci, bene bene tirato, non deve essere bianco, non ci deve cambiare di tantissimo il colore della tip, perché poi si apre appunto e quindi si deve vedere, eccoci qua, così sicuramente si vede meglio, ragazze. Vado a tirare. Una volta che abbiamo steso questo bianco, riprendiamo nuovamente in mano. Fanno anche tutto. Riprendiamo nuovamente in mano la nostra tavolozza con il trasparente. Guarda un attimo, scusami Franci, che mi si è appiccicato qualcosa. Ok. Allora, ecco da qui. Prendiamo subito il dotter. Lucido. E così, ragazze. Semplicemente in questo modo. Potete anche crearla voi, vedete che se voi state lì un pochettino a lavorare, a lavorarla, la pallina, ma io non capisco perché non mette mai a fuoco, lo odio questo telefono. Settembre è il mio compleanno, Franci, un bel telefonino nuovo non guasterebbe. Eccoci qua. Proseguiamo così, ragazze, lo fate nel modo in cui più vi piace. Più andate a muovere, diciamo, il colore, più uscirà il rosa sotto. Ok, adesso fai la stessa cosa che sto facendo io, Franci. O se vuoi fare delle strisce, puoi fare anche delle strisce. Vuoi il dotter anche tu? Sì. È bellissimo questo effetto, veramente. Tanto, tanto. Arrivo, Franci. Guarda, più lo schiacci, Franci, più il colore esce. Fai una prova. È veramente adatto a tutte. L'unica inconveniente che ogni tanto si può creare, mamma, sono sempre fuori, è che si formano delle bolle d'aria. Questo sì, potrebbe succedere. Però in questo caso, sinceramente, sono i riflessi del rosa che c'è sotto. A me piace tantissimo. Vado in lampada.
Vi faccio vedere invece su un bel colore molto 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 più fluo, molto più acceso. Io prendo il 368, un bel blu. Sta venendo, Franci? Sì? Come invece andare a creare anche delle strisce. Questo blu è fenomenale, ragazze. Fantastico. Cos'è successo, Franci? Ma niente, Ah sì, qui si prova, non siamo mica tutte genie, dai. Piano piano. Lampada, ragazze. Sono sufficienti 30 secondi. Vediamo. Si vede pochino pochino questo qui. Vi faccio vedere quello che ho ottenuto fra. Bello però, dai, c'è. Brava Franci. Le palline si vedono. Secondo me bisogna giocare un pochettino. Tu hai fatto un effetto anche un po'. Sembra giallo, un effetto sfumatura. È venuto bene, dai, bene. Bisogna un attimino, ragazze, anche voi, capire, Ok. perché è semplice, semplice come lavoro, però dovete capire le quantità e soprattutto i colori sulla quale rendere più o sulla quale rendere meno. Tipo io ho scelto uno. Allora, andiamo a riprendere il blu, che ha fatto 30 secondi di polimerizzazione. Faccio lo stesso mestiere, quindi bianco che abbiamo diluito prima con Ultra Gloss e vado a stendere. Molto molto tirato. Ok. In questo caso sì che vado ad utilizzare il pennello, perché? Perché voglio creare delle strisce. Quindi mi prendo il mio pennellino e vado a disegnare ciò che preferisco, in questo modo. Vedrete che adesso, man mano, il lucido si apre, sembrano quasi, questo sembra quasi della, una, come si dice? Chiamano le? Aiuto, aiutatemi, aiutatemi. Vabbè, non mi viene. Una piuma, una piuma. E proseguite così. E con questo potete fare tutte le forme che volete. Ok? Perché appunto, come abbiamo detto, il lucido fa sì che si apre un pochettino il bianco che abbiamo messo un po' sopra, e quindi va a creare questo effetto, ma sembra un tipo dei tagli, Franci, bellissimo, col blu sotto. Io proseguo, così andiamo a terminare. Vedete, potevate anche fare delle onde. Possiamo aggiungere dei piccoli pallini, magari, proprio piccoli, piccoli, piccoli. Bellissima. Fate attenzione ovviamente di andare dove non c'è, adesso te la faccio vedere, Franci, dove non c'è già la dispersione, altrimenti farò un po' più fatica. E questo è un effetto ottenuto in 3 secondi, vedete? Molto sfumato, mi ricorda tantissimo le onde del mare. E vado in lampada, guarda Franci, ti piace? Che bella! Dai, vai in lampada così Che facciamo vedere tutto quello bella! che abbiamo fatto. Sì. Quindi ragazze, con questo potete veramente, veramente sbizzarrirvi in tutti i modi. Creare delle strisce, creare delle onde, creare delle mille sfumature, ok? Adesso finisce anche quella di polimerizzare. Una volta finito questo lavoro, andate semplicemente a lucidare. Eccole qui, queste due, passano anche lei. Facciamo vedere anche la tua, Franci. Sì. Sì, tanto non sono manco pallini. No, invece si vedono, fidati. Bellissimo colore col bianco sopra. Mi ha fatto una bella scoperta, Fran. Eccoci qua, ragazze, ma perché esco sempre? Allora, questo
gira un po' la lampada. È quello che abbiamo fatto oggi insieme. Quindi nail art, come la chiamiamo? Bolle? Nail art, bolle, sfumature? Comunque velocissima da effettuare, e se vi piace appunto, ma avete poco tempo, non siete come me bravissime a disegnare, zac, è un effetto che le vostre clienti secondo me adoreranno. Con questo arancione rende un pochettino di meno, però mi piace la sfumatura che si è creata mettendo sopra il bianco, molto bello. Quindi ragazze, fateci sapere quale tra queste è la vostra preferita, fateci sapere se anche voi proverete a farle, perché sono semplicissime. E niente, io volevo aggiungere una piccola cosa, volevo dirvi che io e Francesca e Matteo abbiamo aperto un canale di famiglia che si chiama... Dillo tu? Di tutto un po' di noi. No, un po' di tutto di noi. Quindi, se vi fa piacere andare a iscrivervi, noi lì ci divertiamo un pochino a pubblicare dei video di cucina. Facciamo vedere i nostri gatti, creiamo delle cose, vi facciamo vedere come si fa a fare tipo il sale colorato in un video. Esatto, e... ci sono dei video dove loro fanno dei lavoretti. Però l'abbiamo appena aperti, infatti ci saranno dei video. Abbiamo appena aperto questo canale, ci farebbe piacere appunto se voi ci aiutate a farlo crescere. Ci impegniamo ogni giorno a creare contenuti e quindi creare video. E niente, saranno appunto video di cucina, video magari vi porteremo in giro con noi qualche volta. Con il nostro camper. Esattamente, quindi se qualcuno di voi fa piacere seguirci anche sull'altro nostro canale, io comunque vi lascio giù tutto nell'info box, ve lo scrivo bene. E niente, quindi noi vi ringraziamo in anticipo se vi andate ad iscrivere. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollicione, la parte preferita della Franci. Vi ringraziamo per essere state con noi, vi mandiamo un grande bacio. Ciao.